Ed eccoci qui, cari amici, di nuovo l'appuntamento con la vostra estetista di fiducia, Adalgisa Palpacelli, del centro estetico più sani, più belli, meno troffelli, che oggi vuole metterci la faccia. Vi avevo consigliato di resistere alla lametta e sono stata io la prima a resistervi. Mi sta bene? Mi sta dando bene, guarda, e io continuerò a combattere questa lotta ad oltranza, carissime amiche. Ma oggi sono qui per trattare il problema spinoso di una mia cliente che mi ha scritto una mail, oserei dire, accurata. Purtroppo questa cliente, di cui sottaggerò il nome, lo so che voi volete sapere chi è, ma io sono riservata, sono discreta e non lo dico manco se mi piglia un corvo, non lo dirò mai. Il problema sì, il nome della cliente no, no, no. Comunque, Brunella Descacchiò mi ha scritto una mail che mi presenta questo problema che c'ha un po' particolare. È un problema che molte donne, oltre una certa soglia d'età, purtroppo si trovano a dover affrontare. Si tratta del problema della secchezza della patonza. Ecco, voi sapete che io ho una specializzazione in basserologia e mi posso permettere, insomma, di parlare anche di questo tipo di problemi. Cara Brunella, tu mi stai dicendo che sta patonza te la senti come se ci avesse sete, te la senti rinzeccolita come un tozzo di pane il giorno prima, come un brugnolo che ti si dimenticata, diciamo, nel cesto della frutta dall'estate scorsa e l'hai ripreso oggi sulle ma. Ecco, quindi te la senti un po' sfracchiata, per così dire, e non c'hai una crema lubrificante farmaceutica in questo momento a casa. Quindi come fare a risolvere questo problema della mancata lubrificazione, questo problema appunto di questa nostra patonza che dovimo trattare bene? Questa patonza ci accompagna per tutta la vita, buona e zitta, sotto quelle mutande de cotò. Ogni tanto ci volemo fare un discorso, ogni tanto gli volemo di: come stai? Come ti senti? C'hai bisogno di che cosa? Perché la patonza ci richiede questa comunicazione stretta e ogni tanto appunto facciamoci caso a sta comunicazione. E allora qual è il problema, diciamo, la risoluzione a questo problema che c'hai non avendo una crema ad hoc dentro casa? Ecco, è il vecchio rimedio della nonna. E voi questo rimedio ce l'avete tutti a casa. Basta che gite sullo cuocinì, aprite la dispensa e tirate fuori l'olio d'oliva. Ecco, io vi consiglio di metterci l'olio d'oliva. La sera prima di coricarvi ve la massaggiate così in senso antiorario. La mattina appena sveglie viceversa in senso orario, così dalla parte del pelo. Ecco, e vedrete che questa patonza vi ringrazierà. Ma poi l'olio d'oliva c'ha anche un altro grossissimo vantaggio, che mettegelo oggi, mettegelo domani, sa patonza vi torna extravergine, come quando ci avevate 20 anni. Cioè 20 anni, diciamo 15, ecco, per non sbagliarci. E comunque, cari amici, per qualsiasi problema estetico e passerologico, voi sapete che io sono sempre qui, pronta ad ascoltarvi, pronta a darvi una soluzione. E mi raccomando, resistete al pelo, fate come me, guai, guai a piar sulle mani alla metta, a oltranza combattiamo questa lotta insieme e la vinceremo. Mi sta dando due, tanto. Mi ci dice pure coi capigli. Arrivederci.